E siamo qui a The Readers, questo team di Stedman all'Autodromo Nazionale di Monza, e abbiamo trovato questa vettura che è una normalissima BMW 320i. E perché diciamo questo? Perché in questo prossimo blocco noi presenteremo il servizio dei 25 anni della BMW Serie 3, una vettura che ha avuto un grande successo per la casa di Monaco di Baviera. Vediamo. Le attese iniziarono nell'agosto del 1985. Quell'estate le riviste automobilistiche tedesche cominciarono a far salire l'attesa dei loro lettori per la BMW Serie 3, più veloce di tutti i tempi. I dati salienti facevano presagire un'auto sportiva che sarebbe stata ben al di sopra della sua classe. 200 cavalli, velocità massima superiore ai 230 km/h, accelerazione da fermo a 100 km/h in 6,7 secondi o meno, il progetto M3 era stato lanciato soltanto pochi mesi prima. Il nuovo motore della serie 3 aveva qualcosa in comune con quello turbocompresso che ha vinto il campionato di Formula 1 del 1983 con Nelson Piquet e la Brabham. Il basamento. Nasceva dalla produzione in serie ed effettivamente costituiva la base per il motore 2 litri 4 cilindri. 4 cilindri significavano meno peso e maggiore coppia, una piattaforma ideale per un motore sportivo nella classe cilindrata desiderata. Nello stand BMW del Salone dell'Auto di Francoforte nell'autunno del 1985, l'M3 fu presentata per la prima volta ad un pubblico più ampio. Anche senza una particolare verniciatura, non era difficile distinguere la vettura dalle altre auto della BMW Serie 3. Il bagagliaio era attraversato da uno spoiler per tutta la sua lunghezza. Appendici tutti intorno testimoniavano il raffinato lavoro aerodinamico che era stato condotto sulla carrozzeria. Voluminosi parafanghi spuntavano sulle larghe ruote dell'M3, con i passaruota svasati che terminavano in un orlo al di sotto dei margini delle ali. Non c'era dubbio, la BMW M3 sembrava veloce anche da ferma in mostra su una piattaforma. Tuttavia, collaudatori e clienti avrebbero dovuto pazientare almeno altri 6 mesi. Nella primavera del 1986, le prime auto pre-serie erano pronte e l'M3 fu presentata alla stampa in un luogo adeguato come il circuito del Mugello. I collaudatori fecero capire che il profilo aerodinamico dell'M3 era riduttivo, piuttosto che un'esagerazione. Una tecnologia di altissima qualità si nascondeva sotto la possente carrozzeria. La BMW M3 pesava a secco appena 1200 kg e quindi rimaneva un'auto sportiva leggera. Il rapporto peso-potenza di soltanto 6,15 kg per cavallo rappresentava un valore estremamente significativo anche per gli standard odierni. Molte delle 5000 M3 prodotte scomparvero presto in garage ed officine per ricevere un nuovo allestimento. Dopotutto, l'M3 era stata progettata come auto da corsa ed era arrivato il momento per dimostrare che poteva realmente gareggiare. Un campionato mondiale per auto da turismo fu creato per la prima volta nel 1987. Ed era proprio per quello che era stata costruita la BMW M3, ma non esattamente uguale a quella che si vedeva girare per le strade. Invece di 200 cavalli, il motore 2,3 litri erogava fino a 300 cavalli a 8200 giri al minuto, in versione da gara. Questo la pose alla pari con la BMW M635 CSI. BMW non si presentò alla partenza con un team proprio, ma appoggiava diverse famose scuderie come Schnitzer, Linder, Zach Speed e Bigazzi. Piloti come Marcus Oestreich, Christian Danner, Roberto Ravaglia e Wilfred Vogt presero il volante, mentre Annette Mavisen e Mercedes Sternitz formavano un team al femminile. Alla fine della stagione, Roberto Ravaglia salì sul podio come primo campione mondiale turismo, ma ciò rappresentava soltanto l'apice dell'elenco dei successi. Wilfred Vogt
Vinse il titolo di campione europeo con Alfred Heger al secondo posto, entrambi al volante di una BMW M3. Eric van de Poel vinse il prestigioso campionato turismo tedesco. Inoltre, l'auto più sportiva della Serie 3 vinceva competizioni anche fuori dai circuiti. Un M3 tagliò la linea del traguardo al primo posto nel Rally di Corsica e assicurò una vittoria per BMW dopo un intervallo di 14 anni in una gara per il campionato mondiale rally. I numeri sono cambiati, ma l'idea M3 resta la stessa anche dopo 25 anni. Nei nostri giorni, una BMW M3 GT4 quasi di serie permette a piloti privati di vincere le gare e l'M3 GT2, con la capacità di coprire lunghe distanze, viene usata per competere come vettura ufficiale. Nel maggio del 2010, la nuova versione per le lunghe distanze da 500 cavalli ha vinto la maratona di 24 ore del Nürburgring al suo primo tentativo. L'AM GmbH ha lanciato l'M3 GTS praticamente nello stesso momento. La coupé è indirizzata a scuderie sportive ed è spinta da un motore V8 con maggiore cilindrata e potenza. Il motore 8 cilindri dell'M3 GTS è stato portato a 4.361 centimetri cubici ed eroga 450 cavalli. Grazie ad un rapporto peso-potenza di soli 3,4 kg per cavallo, esso spinge con la massima disinvoltura la coupé. La BMW M3 GTS è dotata di una configurazione di cambio e telaio ottimizzata per le piste e accelera da 0 a 100 km orari in appena 4,4 secondi. Lo sprint sui 1000 metri viene percorso da fermo in soltanto 22,5 secondi, mentre la velocità massima è di 305 km orari.